Anche a Fotokina abbiamo trovato UNEC, il brand cinese che ha stretto una collaborazione con Intel per lo sviluppo di alcuni chipset per alcuni dei droni di fascia più alta. Ma questo più piccolino, il Breeze 4K, è stato presentato a IFA, lo vediamo qui un po' più da vicino, un modello di soli 380 grammi, come vedete molto piccolino, si tiene facilmente in mano, tutto realizzato in plastica, anche le gambine per retraibili per facilitare ovviamente l'atterraggio, ma si possono subito portare indietro, si possono ovviamente anche piegare le piccole eliche. Qui davanti abbiamo il sensore d'immagine principale da 13 megapixel, la stabilizzazione è solo digitale, non abbiamo alcuna stabilizzazione ottica, può registrare video in 4K e scattare, come dicevo, a 13 megapixel le immagini. Qui sotto invece abbiamo i sensori di prossimità per facilitare la navigazione, possiamo riconoscere meglio quella che è la distanza dal terreno, e qui dietro invece c'è la batteria. Questo forse è il tasto dolente, perché per pesare così poco si è fatto qualche compromesso, infatti abbiamo solo 1150 mAh, questo significa 12 minuti di volo, quindi un range piuttosto limitato. Può volare a fino a un'altezza di 80 metri, ha una velocità massima di 18 km orari, ha un costo piuttosto limitato, per questo va a impensierire quelli che sono gli ultimi Parrot e forse anche DJI, perché questo Breeze 4K costa soltanto 499 euro, è già disponibile anche in Europa. E per adesso è tutto, ma continuate a seguirci perché Fotokina è soltanto il primo giorno.